Debutta all'83° Salone Internazionale di Ginevra la versione definitiva di Alfa Romeo 4C, coupé a due posti secchi, con trazione posteriore e motore in posizione centrale, che rappresenta l'essenza della sportività insita nel DNA Alfa Romeo. Prestazioni, stile italiano ed eccellenza tecnica finalizzata al massimo del piacere di guida in piena sicurezza. Progettata dagli ingegneri dell'Alfa Romeo e prodotta nello stabilimento Maserati di Modena, la nuova supercar compatta sarà commercializzata nel corso del 2013 e segnerà il ritorno del marchio italiano negli Stati Uniti, marcando l'inizio del piano di crescita globale di Alfa Romeo. L'Alfa Romeo 4C deriva direttamente dal concept che destò grande ammirazione al Salone di Ginevra 2011. La sigla 4C si ispira al passato glorioso del brand, proiettando nel futuro i valori di tecnologia ed emozione. Infatti, richiama la grande tradizione sportiva dell'Alfa Romeo. Le sigle 8C e 6C, negli anni 30 e 40, hanno contraddistinto le vetture da competizione stradali equipaggiate con il potente 8 cilindri e l'innovativo 6 cilindri. L'Alfa Romeo 4C impiega a tale fine tecnologie e materiali derivati da supersportive, tra cui già l'Alfa Romeo 8C Competizione, fibra di carbonio, alluminio, trazione posteriore e tecnologie proprie degli ultimi modelli di serie Alfa Romeo, ma evolute per esaltare ulteriormente la sportività della nuova vettura. Lo dimostrano il nuovo 1750 turbo benzina con iniezione diretta interamente in alluminio, il sofisticato cambio automatico a doppia frizione a secco Alfa TCT e il selettore Alfa DNA con l'inedita modalità Race. Disegnata al centro stile Alfa Romeo, 4C richiama immediatamente alcuni modelli iconici della tradizione che hanno lasciato un segno importante nella storia del marchio. Uno su tutti, per analogie dimensionali e di layout, è sicuramente la 33 stradale, una vettura che coniugava le estreme esigenze meccaniche e funzionali ad uno stile essenziale che vestiva adeguatamente il motore e il telaio con dei trattamenti inconfondibilmente Alfa Romeo. L'essenzialità del design e dei materiali contraddistingue anche gli interni, essendo tutto concepito e finalizzato al massimo coinvolgimento dell'esperienza di guida. In particolare, all'interno spicca immediatamente la fibra di carbonio della cellula centrale, lasciata a vista per esaltare il senso di leggerezza, tecnologia e unicità. La plancia e i pannelli porte hanno un trattamento asfalto per richiamare la vocazione dell'Alfa 4C concepita per trasmettere il massimo delle sensazioni di guida della strada. Le dimensioni compatte rendono unica questa due posti secchi nel panorama competitivo. È lunga poco meno di 4 metri, larga 200 centimetri, alta 118 centimetri e con un passo inferiore a 2,4 metri. Misure che da una parte mettono in risalto le proporzioni della supercar della vettura, dall'altra ne accentuano le caratteristiche di agilità. Inoltre, grazie all'eccellente lavoro dei progettisti, la vettura raggiunge i massimi livelli di efficienza aerodinamica garantendo un CZ negativo che, come sulle vetture da competizione, contribuisce ad aumentare la stabilità alle alte velocità grazie alla deportanza aerodinamica. E in questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Noi tra pochissimo ritorniamo con altre novità del mondo dei motori da qui dal Salone di Ginevra. A tra poco.